Brutta, sporca, cattiva e vincente, la Virtus si porta a casa anche gara 2, 70-51, e Giuvidia Pesaro avrà la prima occasione di chiudere la serie. Non è stato un match spettacolare, soprattutto nel primo tempo. Tanti, forse troppi errori, nella metà campo offensiva in particolare. Un po' alla volta, però, il divario è cresciuto, diventando importante dopo il quinto fallo di un nervoso Jones, che ha lasciato banchi senza alternative credibili. Con Shengheli e Teodosic fuori, serviva principalmente un'ottima prova difensiva, e così è stato. Bravissimo in tal senso Cordinier, nota di merito per gli italiani che di solito giocano meno. Mannion, Tessitori e Alibegovic, tutti presenti e decisamente utili. Proprio quest'ultimo è il solo giocatore andato in doppia cifra. Tutti a segno, con almeno 4 punti, gli 11 impiegati da Scariolo. L'obiettivo ora è quello di vincere pure domani alla Vitifrigo Arena, per presentarsi riposati e al meglio alla semifinale, che partirà venerdì 27 maggio, dove la Segafredo ritroverà Shengheli e Teodosic al 100%. La stagione non è ancora conclusa, ma sotto le due torri si parla già di mercato. In orbita Virtus ci sono Polonara, Flaccadori e Mascolo. Sotto canestro, invece, si segue Miki, ex Zenit, il quale avrebbe già ricevuto una proposta biennale. Ci sarà ovviamente tempo e spazio per parlare di questo. Ora testa a Pesaro. Mi è piaciuto molto il secondo tempo, mi è piaciuto molto, mi sembra che tutti i giocatori abbiano interpretato in modo giusto, dal primo all'ultimo, con la giusta intensità, la giusta energia, la giusta condivisione della palla. Abbiamo fatto un eccellente secondo tempo, basta, 1-0, molto raro il recupero dallo 0-2, ma è anche vero che la prossima partita è quella che il nostro avversario vuole giocare più di qualunque altro, quindi dobbiamo essere pronti alla partita più difficile. Credo che siamo più in una fase di gestione la più seria possibile di un posto che ancora incide pesantemente, piuttosto che aver girato pagina. Ammesso con l'idea che se fosse stato necessario, potevamo chiedere, però nell'intervallo è ancora più semplice, una situazione che comunque mi fa male, e non è il caso di filtrarlo a fare cose del genere adesso. Quindi se mi dirà che non vorrei giocare, beh, se no appunto.